Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Questo è il video che fa il paio con l'altro sull'estrazione rapida di una pistola. In quell'occasione abbiamo parlato di un'arma da fuoco, perché è necessario in un caso concreto operativo essere pronti non solo ad averla in fondina, che sia a cintura o cosciale. In quel caso abbiamo fatto l'esempio a cintura, quello più concreto, ma anche di saperla estrarre rapidamente nella maniera quindi più corretta. Questo però vale solo per chi ha un porto d'armi da difesa, per chi opera nella sicurezza, cioè una parte minoritaria della popolazione. A questo proposito apro una piccola parentesi per manifestare il mio sostegno per quello che viene chiamato l'open carry, cioè il porto scoperto, come nel Texas, come in Arizona, come in alcuni stati degli Stati Uniti. Perché non solo la detenzione di armi è una prerogativa del cittadino, che non è suddito del proprio Stato e dei propri governanti, ma dovrebbe essere anche il porto. In alcuni stati americani il porto è severamente vietato, esattamente come in quasi tutti gli stati d'Europa, tranne la Repubblica Ceca, mentre in altri c'è facoltà del porto occulto, il porto coperto, che è quello che è possibile in Italia per quei pochi fortunati che hanno il porto da difesa. Ovviamente non sto parlando degli operatori della sicurezza pubblici e privati che invece hanno il porto scoperto, ma solo se subordinato all'effettivo orario di servizio in uniforme. Per tutti gli altri, quindi, che cosa possiamo dire? Beh, non molto, perché non ci sono molte alternative. Voi forse sapete che nella famosa balla della leggenda metropolitana del coltello che sia meno lungo di 4 cm o più lungo diventa arma propria e quindi non portabile. Non è così. Ad alcune persone è stata contestata persino il porto di un tagliaunghie. E il consiglio veramente ridicolo e risibile è di, se proprio non potevano farne a meno, di utilizzarne uno di quelli di carta. Io non ho mai visto tagliaunghie di carta, ma ammesso che esistano, dubito fortemente della loro efficacia. Ad ogni buon conto, la legge è questa. Se vogliamo che sia cambiata, bisogna pressare sui nostri referenti politici, e solo tramite questo tipo di processo democratico mi auspico che si possa arrivare, anche se non ho molta fiducia, diciamo così, però lo auspico sempre, si possa arrivare all'open carry, al porto scoperto anche in Italia. Nel frattempo cosa facciamo? Non andiamo in giro, andiamo in giro completamente in balia o a mercé con il telefonino, come dicono sempre, portatevi il telefonino pronti a comporre il 113 o il 112. Benissimo, certo, ma quando ti trovi di fronte dei balordi pericolosi, non ti danno certo il tempo, non ti dicono ma fai pure, telefona. E anche ammesso che per qualche motivo ci si riesca, le cose vanno talmente veloci e i lazzaroni agiscono talmente in fretta che per quanto possano arrivare rapidamente le forze dell'ordine, vogliamo dargli almeno 5 minuti, ma proprio stando stretti al massimo in 5 minuti può succedere di tutto. E qui apro l'ennesima parentesi, ma credo che sia necessario prima di arrivare a noi, al nostro discorso, e cioè che tutte le cose gravi, spiacevoli che possono accadere, hanno solitamente una caratteristica, cioè che sono molto rapide. Gli incidenti, ma anche i fatti violenti, sono molto rapidi.
Quando facciamo un esempio che non c'entra con la criminalità, almeno non direttamente collegata, anche se poi magari può essere un criminale chi è che commette un incidente stradale, ma quando succede si passa generalmente da uno status di tranquillità, relativa tranquillità, all'immediatezza dell'incidente. A volte si passa direttamente a miglior vita, altre volte si sviene per i colpi ricevuti, ma è comunque un passaggio rapidissimo perché i tempi sono strettissimi. E lo stesso avviene durante le aggressioni. In pochissimo tempo si consumano. Quindi capite bene che la soluzione del telefonino, degli smartphone, io farei una legge sul limitare la diffusione degli smartphone, sinceramente, perché trovo più inquietante vedere tutte queste persone attaccate al cellulare invece di parlare, invece di guardarsi in volto, per non dire poi che si possono causare degli incidenti se questa mania viene abusata addirittura mentre si guida. Però quelli non si toccano perché sono uno strumento evidentemente, di controllo, di anestetizzazione della popolazione che sta lì tranquilla a cincischiare, a fare nulla sostanzialmente e non pensa ad altro. Si spendono soldi, vanno nelle grandi multinazionali che hanno questi affari e sono sostanzialmente innocui perché una popolazione armata, tra virgolette, di smartphone non fa certo paura ai governanti. Una popolazione invece armata, realmente, e soprattutto consapevole, politicamente matura, fa molta paura ai governanti. Ecco perché si parla continuamente di limitazione o disarmo totale dei cittadini, ma non di altre cose, che invece sono funzionali. Allora, detto questo, la legge ci consente tramite prima del c'è cioè un regolamento che è stato definito nel 2012. Anche se è uscito nel 2011, però poi ha avuto attuazione nel 2012. Questo decreto dà alcune caratteristiche per gli spray al peperoncino, che prima erano sostanzialmente liberi. Ho fatto un paio di video, o almeno uno, sugli spray, in cui ne accenno, credo, con maggior profondità. Intanto ve lo mostro perché è l'oggetto di cui ci avverremo. È il classico Diva per le donne. Diva, ce ne sono di altri tipi. Questo però rispetta tutti i requisiti che il regolamento. E vi dico anche il numero del decreto ministeriale che poi si è sviluppato nel regolamento del 2012, che però è indicato solo il decreto, ma sono identici, uno è stato rifuso nell'altro, 103 del 2011, e cioè non devono contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, non deve contenere aggressivi chimici, munito di sistema di sicurezza contro attivazione accidentale, produrre oggetto nebulizzante e non oggetto inferiore ai 3 metri e soprattutto una composizione non superiore al 10% di principio attivo di oleo resine capsicum per la precisione. Prima di questa data si potevano tranquillamente. Si può anche adesso, si trovano, te li spediscono, però sei fuori legge, acquistare degli spray al peperoncino in Germania, che è insomma la zona dove
ma anche altrove, però in Germania, dove sono più reperibili dall'Italia. Spray che hanno 40-50 millilitri, ha un'altra caratteristica che non è indicata, però ve lo dico perché c'è, che non devono superare i 20 millilitri, questo è da 15, quindi già è basso, però tanto per sicurezza riduciamo ancora di più per non rischiare. Dicevo, in Germania si possono ancora acquistare, però siete illegali, ve lo dico, perché fuori da queste caratteristiche è considerato arma comune, come se andaste in giro con una pistola, quindi non so se vi conviene. Da 40-50 ml e soprattutto con un quantitativo superiore di principio attivo in percentuale. Benissimo. Ovviamente, quindi, io non posso che consigliarvi prodotti tipo questi. Ce ne sono altri che sono venduti come spray anti-animali. Qual è il problema? Siamo sempre lì, che la legge è elastica, cioè se ci vai in un bosco sei comunque illegale perché non esiste una deroga allo stato attuale, purtroppo, nemmeno quella ci hanno consentito. Quindi sei legale anche lì, teoricamente, però è chiaro che se vai in un bosco ti porti lo spray anti-orso, che non so sinceramente se si trova, però comunque anche quello da 50 ml, chi ti dice niente? Nessuno, anche perché non viene neanche controllato, ma in città non si può, assolutamente, perché. Questo video però vuole rifarsi all'altro. Quello parlava di estrazione rapida di una pistola. Anche per lo spray è lo stesso, cioè la stessa motivazione. Non si può, come per la pistola, non si poteva prendere e fare questo movimento, starsene poi belli tranquilli a puntare come si vede nei film. Allo stesso tempo, anzi con maggior ragione, con uno spray. Se voi lo tenete in tasca, o meglio ancora, neanche le mani in tasca, non potete fare un'operazione che poi magari quale dito utilizzate nello stress, non sapete che cosa usare, se il pollice o l'indice, e fate così. Il tempo che fate così, vi hanno già dato una manata, vi hanno caricato di botte. Come funziona innanzitutto uno spray? Come tutti gli spray è a pressione. Se voi lo tenete con la sua posizione, la punta, diciamo, dove fuori esce a testa d'insù, lo spray andrà al massimo delle sue capacità. Diciamo 3 metri, come dichiarato, ma fossero anche 2 o 4, dipende poi dall'effettiva pressione che c'è all'interno. Mettiamo che sia 3 metri esatti. Se voi lo girate in orizzontale o peggio a testa di in giù, farà avrà un getto molto più limitato, ecco. E tuttavia potrebbe essere necessario per fare più rapidamente. Vi spiego. Io sconsiglio di tenere un oggetto come questo attaccato alla cintura, poi ognuno fa come vuole, per diversi motivi. Il primo perché potrebbe essere visibile, sapete, la gente si allarma, gli operatori delle forze dell'ordine, anche se è un banale spray peperoncino, si allarmano. Dopo sì, siete in regola, però è comunque una bella rottura di scatole. E poi, in regola o non in regola, c'è anche un'altra cosa da valutare. Se voi trovate l'operatore di sicurezza che per un motivo o nell'altro, adesso voglio esagerare, ovviamente non sarà così, però non conosce bene la normativa degli spray, dice che ha qualcosa che a lui non lo convince, o perché gli state antipatici che gli avete fatto qualcosa con la moglie, per dire, sto esagerando, intanto lui può farvi un bel verbale che
vi fa attenzionare, questa cosa poi va ad un pubblico ministero che deve valutare. E voi capite, sì, dite io sono perfettamente in linea, però intanto tu hai una pratica che vai in procura. Evitiamolo se possibile. Quindi non alla cintura, anche perché potrebbe essere controproducente. Potrebbe essere controproducente per un'estrazione rapida in caso di bisogno, perché dovete rimalzare la maglia, a meno che non abbiate proprio così all'aperto maglietta dentro i pantaloni e via. Se vedete che c'è una situazione a rischio, non necessariamente che vi devono venire incontro dei brutti ceffi che vi fissano. Già così è troppo a rischio. Se è così, cambiate aria. Però può capitare che magari vi trovate a dover passeggiare o semplicemente perché volete passeggiare in un luogo di notte, in un luogo che voi reputate che potrebbe non essere ben frequentato, o semplicemente anche senza nessun tipo di segnale esterno. Però che cosa fare quindi? Tenere questo oggetto in un punto facilmente raggiungibile, quale punto migliore di una tasca, che può essere di una giacca, come adesso in inverno, o del pantalone, se siamo d'estate. Diciamo che una giacca o un maglione tipo questo si porta tutto il periodo, da primavera fino all'autunno, fino all'inverno, quindi salvo l'estate, va bene. E poi non è che cambi moltissimo, è solo da mettere la mano leggermente più sotto. Però il punto è questo, averlo già in mano. E questo riduce enormemente i tempi di reazione, enormemente. Diciamo che senza averlo in mano già diventa molto più complesso. Perché se voi vi ritrovate che vi sono già venuti incontro, sono ad una distanza di... Poi questi loro lo sanno come agire, i delinquenti, lo sanno meglio di voi, perché l'hanno già fatto. E sanno che più vi vengono sotto, più le vostre possibilità sono ridotte, anche se aveste una pistola. E loro comunque ritengono, reputano con buone ragioni che voi non l'abbiate. Quindi dovete prevenirli, come sempre è la prevenzione, ma non la prevenzione come dicono qualcuno, che facciamo leggi sempre più restrittive che poi vanno a colpire solo chi le leggi le rispettano. Non è questo il tipo di prevenzione. Il tipo di prevenzione è che ci sia una cittadinanza capace, informata e in grado di difendersi da sé. Poi interviene chi di dovere per prendere e portare in un'aula di tribunale per un giusto processo e, se il caso, una giusta condanna da scontare tutta. E quindi le conoscenze sono la parte essenziale, oltre agli strumenti, perché solo con la conoscenza ci fai poco. È come dire un maestro di arti marziali che però non ha, magari perché è anziano, magari perché ha avuto un incidente, non ha più controllo del suo corpo. La conoscenza ce l'ha tutta ancora, ma se non ha gli strumenti, non ha il controllo, che cosa può fare? Nulla. Quindi conoscenza, ma anche strumenti, perché l'intelligenza ci ha dotato della capacità di costruire strumenti. Io non mi stanco mai di ripetere che, come in parte ci ha fatto vedere il visionario 2001 di Sé nello spazio, nella sua parte iniziale, nel prologo, il giorno in cui il primo ominide si è reso conto che prendendo un grosso bastone da terra, un grosso osso, quello che volete, comunque la prima arma della storia, e dandola sulla schiena di uno scimmione più grosso di lui, ecco, lì è nata la civiltà, perché è finita
la legge della giungla, la legge del più forte, la legge del io sono più giovane, più forte, più grosso, faccio come mi pare e tu non puoi fare nulla, io non ho paura di te, perché tu non puoi fare nulla, quindi io faccio quello che voglio. Da quel momento in poi non è stato più così, perché anche la persona più smaliziata, più forte, più grossa fisicamente, sa, anche se lo nega magari, anche se agisce cercando di ignorarlo, ma sa che perfino la donnetta, la donnina, anziana magari, sto ovviamente esagerando, ma per farvi capire, alto 1,5 m, che pesa 45 kg, potrebbe, in linea teorica, ucciderlo. Se avesse una pistola nella borsetta, potrebbe ucciderlo. Anche al bestione delinquente che è abituato a fare le risse, che pesa 100 kg e alto 1,85 m.